proviamo a vedere se ci riusciamo a collegare ah ecco vedo che si incominciano a collegare molti perfetto allora ci vediamo questa sera dopo questa bella esperienza non so che avete, se avete fatto tutti ma penso proprio di sì siamo stati a cantare l'inno d'italia dalla finestra con tutto il condominio anche Stefano, e allora Stefano voleva un attimo fare una diretta per sentirci un po' più vicini. Ciao. Vieni, Stefano, ci sono già 26 persone, 28 online. Sì, bene, bene. Eccoci qua. Allora, mi metti un pochino più di luce. Va? Sì, eh, in quell'altra, quell'altra da lì. In dieta, no, no? quell'altra. <ride> sì. Siamo in diretta, sì, sì. accendiamo un pochettino più di luce così ci vediamo meglio. Sì. Oh, adesso il punto da analizzare è la base delle conoscenze che abbiamo. Ecco, qual è Samuela? Chi ci ascolta è la prima volta, hanno fatto già un corso no, di no, comunicazione. Sì, conoscono la maggior parte, siamo già in 32. Bene, benissimo. Dici un po', Stefano, come affrontare dal punto di vista emotivo? Uh, questa situazione che tutti quanti stiamo vivendo. Ma intanto cominciamo a dire che il problema è di chi se lo crea. Quindi, praticamente, questo ci porta a dire che eh, dare un valore, eh, come posso dire, universale a questo vero problema che esiste, eh, non, ha, non dà la certezza assoluta. Dello stato d'animo di ciascuno di noi, perché ciascuno di noi lo vive secondo le proprie proiezioni. Certo che ci troviamo di fronte a un nemico alieno, un nemico che non si vede, e un nemico che eh, non sappiamo se ci colpirà o se non ci colpirà. Ecco, indipendentemente da tutte certo, le azioni di protezione che noi mettiamo in atto. Eh, protezioni che ci vengono raccomandate, ovvero da televisione da tanti aspetti, è soltanto che esiste un problema. E il problema esiste, e il problema, in questo caso, è sinonimo di difficoltà, ossia, qualcosa ci impedisce di esprimere la nostra vita eh, secondo quelle regole. Eh, che sino ad oggi eh, ci hanno governato. Eh, quindi c'è un impedimento, esattamente c'è un impedimento. Questo impedimento, ancora prima di essere quello di non uscire da casa se non per brevi tratti di tempo necessari per eh, provvedere alle esigenze primarie, eh, in realtà eh, questo impedimento ha un valore ancora più profondo, nel senso potremmo definire anche psicologico in ciascuno di noi, emotivo, psicologico. In quanto essendo alieno eh, come tale viene, eh, non dipende dalla nostra capacità. Quindi qualora noi ci dovessimo eh, diciamo così do, eh, beccare questo problema, cioè risultare eh, positivi, purtroppo Ecco, eh, o asintomatici o sintomatici che siano, le nostre, la nostra posizione, certamente eh, non dipende da noi, in sostanza. Eh, allora ecco che quando non dipende da Siamo noi, 47, abbiamo 25. il destino ad essere l'elemento oh, chiave di volta del problema. Destino oh, protettivo, quindi che ci difende. Potremmo definire l'avata del bene che ci difende dal pericolo eh, che possiamo incorrere, eh, però c'è anche il destino negativo, ossia l'avata del male, il quale potrebbe manifestarsi e colpirci in sostanza. Ora, non è che se io eh, faccio questa cosa non ne faccio un'altra. Eh, mi rassicuro. Diciamo che posso trovare tutta una serie di condizioni che potrebbero in un certo modo eh, rallentare la possibilità che succeda, però non abbiamo in assoluto eh, la sicurezza che non succeda. Questo è un fatto importante. E quando ci troviamo in una situazione di scatola nera, ossia che mh, di un fatto oh, oh, che non dipende da noi, quindi dobbiamo parlare in questo caso uh, di sciagura in sostanza, ossia trovarsi nel momento sbagliato al posto sbagliato e questo è un fatto importantissimo da tenere in considerazione ecco, e, e certamente non siamo noi a decidere di trovarci al posto sbagliato nel momento sbagliato. E quindi parliamo proprio di sciagura e quando si parla di sciagura si parla di destino, ecco il punto fondamentale che noi ritroviamo durante il test della personalità, o meglio, diagnostico da un punto di vista ovviamente eh, analogico, o se preferite, praticamente da un punto di vista eh, come diciamo noi, olistico. Ci troviamo ad analizzare la possibilità che eh, del pericolo della sciagura in sostanza ora dobbiamo dare una valutazione personalissima a questo pericolo o a questo pensiero di sciagura ecco nel senso che eh, ci può manifestare solo come paura una paura che possa succedere eh, e niente può essere a garanzia che non succeda e questo è molto importante perché essendo il pensiero ad essere l'elemento determinante espressione della sciagura il pensiero di sciagura eh, è chiaro che stiamo nella dimensione metafisica del problema in quanto non c'è nulla di fisico che possiamo fare per garantirci l'assoluta impossibilità di essere, diciamo così, infettati dal virus. Non c'è questa sicurezza al 100%. E quindi c'è la paura, la paura della sciagura che possa accadere. L'imponderabile, ecco il punto fondamentale. Nel momento in cui parliamo di imponderabile, parliamo di aberrazione. Quando avviene l'aberrazione? L'aberrazione avviene quando ci troviamo di fronte a una difficoltà di cui non siamo noi eh, responsabili, ecco di questa difficoltà, eh, in quanto è il nostro pensiero, questo pensiero riflessivo presente in noi, che non è solo immanente, ossia che prende atto di una realtà, ma anche trascendente questo nostro pensiero. E quindi eh, la trascendenza è ciò che determina quella risposta, ma perché io dovrei essere eh, colpito dal virus? E ecco, eh, questo è un punto fondamentale. Cioè, in altri termini, eh, dentro la tua mente, dentro il tuo pensiero, si possono creare delle condizioni favorevoli all'incontro con il virus, in sostanza. E quindi per essere infettati. E allora qual è il punto fondamentale che dobbiamo tenere in considerazione? Partiamo da un presupposto. Questo è importante perché allora solo così si capisce quello che voglio dire. E praticamente il missionario che crede tanto alla sua missione, alla sua missione, abbraccia il lebroso e non si prende la lebra. Questo è importante, quindi non è l'antidoto che lo fa vincere dal pericolo, praticamente, della lebbra e quindi dell'infezione in sostanza, ma è il suo pensiero. Ma pensate, il proprio pensiero che porta la persona alla difesa estrema, ossia immunitaria, dall'attacco proprio del virus stesso. Eh, questo è importante eh, quindi la motivazione sostenibile sto parlando a compiere un'azione a sfidare una difficoltà a sfidare delle paure e eh, eh, avere la percezione assoluta dentro di sé di non essere attaccato in questo caso dalla difficoltà stessa ossia dal virus allora come si fa a gestire un pensiero positivo a riguardo anziché un pensiero al contrario negativo che ha come eh, proprio eh, fonte di nutrimento la paura, quella che possiamo chiamare essere anche la psicosi, ossia non lasciamoci prendere dalla psicosi che hanno giocato tanto su questo versante, quando dicevano che era una semplice influenza e di conseguenza non ci dovevamo lasciar prendere dalla psicosi in sostanza. Ma in realtà le cose non stanno così, non è una semplice influenza, è un qualcosa di veramente drammatico che solo il nostro pensiero può attivare una potenza immunitaria tale da non essere, anche se contattati, diciamo così, dal virus, per non essere colpiti. Ecco, questo è il punto fondamentale. Che guardate bene, noi stiamo parlando adesso di un fatto oggettivo che accade in questo momento della nostra vita, è forse irripetibile, perché al tempo della peste le cose erano così e di tante altre epidemie che ci sono state lungo la nostra strada anche lontano da noi tante volte per cui non abbiamo preso assolutamente considerazione pensiamo all'ebola e via dicendo il punto da tenere in considerazione è che il pensiero governa la nostra debolezza come mai una persona cova e pensa e nutre in sé un pensiero negativo. Quindi non vale solo per il problema di oggi, vale per la vita quello che sto dicendo e che vi sto trasmettendo, perché nessuna corsa al mondo ci porta a pensare della necessità che possiamo avere di governare il nostro pensiero. Il nostro pensiero non si basa solo sull'immanenza, Ossia, la presa atto di un problema, la presa atto di una difficoltà, se vogliamo, anche di un pericolo, qual è quello attuale. E questo è oggettivo. Esiste il pericolo. Ma praticamente il nostro pensiero, oltre a essere eh, immanente, è anche trascendente. Ecco il punto dove fa la differenza. L'aspetto trascendenziale del pensiero, che badate bene, scaturisce nel momento stesso in cui tu ti poni il perché io dovrei essere colpito da questo virus. Ecco il punto fondamentale. Quale risposta ti dai a questo perché? Perché tu potresti essere colpito eh, da questo virus, infettato e subire poi conseguenze. Che potrebbero arrivare anche alla morte. Non solo all'aspetto asintomatico, ma anche sintomatico, se non anche al decesso e alla morte. Ecco questa risposta del perché, che ci porta inevitabilmente, soprattutto in queste cose in cui l'alieno, il pericolo è alieno, intendo dire, eh, non possiamo darne una rappresentazione oggettiva. E quindi, una sicurezza estrema che ci potremmo difendere. È solo il nostro pensiero che ci può permettere di difenderci da una forza aliena, una forza invisibile, una forza di cui non sappiamo da quale parte, quando e come saremmo attaccati, e forse lo siamo già attaccati. Ma il nostro pensiero è quello che fa la differenza. Il pensiero positivo rispetto al pensiero negativo e allora quando eh, andiamo a caldeggiare un pensiero negativo nel momento in cui abbracciamo la paura nel momento in cui abbracciamo praticamente l'angoscia il panico in sostanza e quindi ci alimentiamo del negativo e non del positivo eh, quasi una sorta di maledizione tutankam, visto che parliamo da un alieno. E perché tu dovresti essere eh, o subire una maledizione tutankam? Eh, assolutamente in riferimento. Eh, un attimo solo che carico ancora di più, praticamente, ecco, un minuto e sono subito da voi. Ok, di nuovo. Ecco, e, e andiamo avanti. Ecco, parliamo quindi del pensiero metafisico, quindi ciò che ci porterà al pericolo di essere infettati è il pensiero metafisico presente in noi e questo me pensiero metafisico scaturisce nel momento stesso in cui non siamo in grado di definire oggettivamente eh, la fonte del pericolo. Questo è fondamentale, questo è assolutamente eh, importante. Se non riusciamo a definire logicamente e oggettivamente il pericolo, ecco che in questo caso eh, il pensiero fisico, ossia il pensiero che si basa esclusivamente su una precisa relazione di causa-effetto, questo è la, eh, il, diciamo, la formazione eh, nucleare del pensiero fisico. Che è appunto la logica formale, ossia la possibile e precisa relazione di causa-effetto. Ma nel momento in cui non è possibile definire questa relazione di causa-effetto, perché ci troviamo di fronte a un nemico alieno, ecco che in questo momento, in questo caso, eh, solo il pensiero metafisico può salvarci. E allora. Andiamo a valutare per quale motivo noi dovremmo essere eh, colpiti da questo virus e posso dire queste cose: che cos'è che abbiamo fatto di male? Per quale motivo noi dobbiamo pagare delle conseguenze? Qual è il rammarico e il dispiacere che ci assilla al punto di poter abbracciare? Nel pensiero metafisico il pericolo di essere attaccati dal virus. E questo è molto importante che sia ben evidenziato, perché eh, datosi che non possiamo altro che attribuire al destino la causa di poter essere infettato e non si sa quando e dove questo è avvenuto potremmo anche non saperlo, pur essendo stati infettati e quindi questo aspetto alieno del problema assume valori a osere dire ontologici a 360 gradi ecco che naturalmente dobbiamo fare affidamento solo al nostro pensiero non fisico eh, ma trascendentale e questo pensiero trascendentale eh, non è immanente, non si basa su fatti oggettivi accaduti o che possano accadere, ma si basa su aspetti eh, tr eh, trascendenti. Noi dobbiamo essere sanzionati, dobbiamo essere puniti per alcuni errori, alcuni rammarichi e dispiaceri vissuto nella nostra vita per come sono andate le cose rispetto a come avremmo voluto che andassero e allora ecco che prende in considerazione il concetto di problema questo è il punto il concetto di problema su questo versante è importantissimo e ci dice praticamente che se io non risolvo il problema finirò per ammalarmi ed è se io non risolvo il mio problema il problema che vivo dentro di me profondamente eh, attraverso per questi rammarchi e dispiaceri o mi producono un conflitto con il destino perché l'alieno se mi condanna è perché io devo essere punito Dio mi condanna perché somatizzazioni anche la malattia organica di tipo acuto cronico e terminale e anche infettivo in sostanza quindi il missionario non ha nessun rammarico e dispiacere per come sono andate le cose nella sua vita è per questo motivo che lui può abbracciare il lebroso e non infettarsi e questo è è il punto fondamentale perché il suo pensiero lo libera, lo eh, difende dal pericolo dell'infezione. Possiamo parlare di aspetto immunitario, ma c'è qualcosa di più che non è solo la reazione fisica, ma è una reazione emotiva, di pensiero a creare la difesa. E io oggi voglio parlarvi proprio di questo sistema di difesa. E allora dobbiamo scendere nei particolari, per non essere infetti, anche noi, infettati praticamente e condannati nella malattia, morte, dobbiamo valutare se ci sono problemi di aberrazione in noi, ossia eh, se ci sono rammariche e dispiaceri per come sono andate le cose nella nostra vita rispetto a come avremmo voluto. Rammarichi e dispiaceri che ci possono portare a, eh, come posso dire, eh, abbracciare in noi l'avverazione, ossia un pensiero negativo di morte, non di amore, non di sentimento d'amore, ma di sentimento di morte. Allora andiamo con eh, come possiamo definire col microscopio. A valutare e dare corpo di ingrandimento in quattro R maledette. Ecco così le chiamo io. Quattro R maledette. Esse sono rimpianti, rimorsi, rabbia e rancori. Quindi, se noi manteniamo nell'archivio della nostra memoria, eh, nel bosco della nostra memoria, del nostro vissuto e passato, Abbiamo dei rimpianti per non aver fatto cose che avremmo dovuto fare o dei rimorsi per aver fatto, ma in modo sbagliato, eh, in modo fallimentare, senza risultato e abbiamo fatto soffrire persone care per questo. Quindi rimorsi e rancori riguardano il sentimento umano quando questo sentimento umano viene eh, impedito a esprimersi, quando il sentimento d'amore per diverse ragioni non può esprimersi nei confronti dell'oggetto d'amore e eh, qualsiasi eh, personaggio significativo della tua vita possa esistere, questo oggetto d'amore, che sia praticamente un genitore, che sia un compagno, una compagna, eh, che sia un figlio, che sia un aborto, che sia praticamente decisioni di separazione o altre cose ancora. Insomma, il mondo ci riserva aspetti istituzionali che ci impongono il sacrificio del piacere e aspetti trasgressivi che invece ci stimolano eh, la ricerca del piacere. Anche eh, attraverso una trasgressione quindi ahimè dobbiamo prendere atto che il piacere si può perseguire nella vita solo attraverso una trasgressione e trasgressione vuol dire che cosa vuol dire prevaricazione del codice etico dei valori delle credenze con cui noi siamo stati formati nella nostra vita con quei valori che sono eh, la base epistemologica del nostro comportamento umano. Ecco, quella cosa si può fare, quella cosa non si può fare. Quindi, se io la faccio mh, sapendo che non si può fare, io trasgredisco. Questo è il punto fondamentale. La trasgressione prende atto nel momento stesso in cui eh, facciamo un qualcosa che non è. Eh, Qualco, che la coscienza dentro di noi ci dice che è un atto trasgressivo perché non si dovrebbe fare e questo è molto importante che si prenda in considerazione. È vero Stefanino è che è così? Tu stai ascoltando bene perché tu hai, devi diventare un grande Stefano bene Benemeglio, eh? mi raccomando. Quindi, ritornando al punto fondamentale, ecco, eh, dobbiamo sempre prendere atto che il sentimento d'amore può essere frustrato nella nostra vita. E questo ci porta della rabbia e del rancore, e questo è il punto, anche nei confronti della persona amata. Quindi cominciamo a parlare di due qualità energetiche della nostra vita, l'energia, quella che definiamo essere eh, trasferizzante, ossia quell'energia che crea praticamente... E dal nulla le cose quell'energia che ci permette di vivere l'ambiente i personaggi le cose con cui noi entriamo in contatto nella nostra vita a nostra immagine e somiglianza perché questo è l'obiettivo magico del sentimento d'amore quello praticamente di avere la percezione eh, o creare le condizioni affinché una persona sia parte integrante di noi, cioè la continuazione del nostro braccio, del nostro corpo d'amore. Però attraverso rabbia e rancori che sono gli altri due maledette R. Quindi non sono solo rimpianti e rimorsi eh, che riguardano il blocco del sentimento d'amore, ma ci sono anche praticamente eh, rabbia e rancore. Eh, questa rabbia e rancore per torti ricevuti, per eh, attaccamento frustrato, affettivo, eh, ci sono inevitabilmente verso il risentimento d'amore, cioè eh, una qualità energetica eh, tendente alla... Limitazione e se non alla distruzione dell'oggetto di desiderio. Quindi l'oggetto di desiderio può innalzarsi a simbolo con il sentimento, può essere schiacciato come un verme nel risentimento d'amore. Il risentimento d'amore porta l'individuo a un problema molto importante che è quello di non poter dare, donare questo sentimento d'amore in prima istanza a se stesso e questo appunto è importante e poi anche agli altri, alle persone che possiamo riconoscere come significativi nella nostra vita. e questo aspetto del sentimento di brocca Praticamente la possibilità di creare il mondo a nostra immagine e somiglianza. Quindi ci produce una forte crisi o di identità o una forte crisi esistenziale. La crisi di identità si chiama crisi dell'essere. Io non sono ok, eh, non posso conquistarmi l'amore che desidero, eh, perché non sono ok. Oppure eh, porta a un problema dell'avere. Io non riesco o non sono in grado di conquistare le cose che... e quindi alla distruzione di qualsiasi eh, possibile significato emotivo che potremmo vivere successivamente. Ricordate che esiste un assioma che eh, è importante tenere in considerazione che è il seguente chi di spada subisce, di spada colpisce. Quindi praticamente dopo aver subito diverse frustrazioni eh, Purtroppo siamo noi, a ah, Remo, quella che ha avuto il secondo posto, nei miei confronti. Io prendo atto che tu mi ami. E non fai come hanno fatto tutti quanti coloro che prima di te mi hanno. Ecco. ecco, però adesso senti se... È perfetto Stefano. Siamo al punto, era presente Sentilo, tutto quello compila, che ho detto. Diretto, sì, certo. Okay. ok, quindi praticamente io sto bene se tu stai male, questo è il risentimento d'amore. Eh, mentre il sentimento d'amore è io sto male, tu mi fai star bene. Ecco, questa la potremmo valutare in questo modo per capire l'importanza che non è solo all'interno della gestione dei rapporti sentimentali e affettivi nella nostra vita ma ci coinvolge e ci influenza notevolmente tutto il nostro agire ecco che è il motivo per il quale poi abbiamo dei rammarichi e di dispiaceri ecco il motivo per il quale questi rammarichi e di dispiaceri poi ci portano al pensiero metafisico di punizione e di sanzione o perché riteniamo di essere stati incapaci e quindi attribuiamo a noi stessi la causa dei nostri problemi oppure perché lo attribuiamo in questo caso all'alieno ossia a forze eh, della natura che possono eh, come il fato come eh, praticamente eh, il mare oscuro come praticamente appunto eh, il destino, il destino contrario, ovviamente, portarci ad essere infettati. Quindi, perché noi lo desideriamo di essere infettati? Questo è il punto. Il nostro pensiero ci porta a desiderare il male. Perché ricordiamoci che tutti i nostri disagi della nostra vita, tutti quei rammarichi e dispiaceri che ci portano a alla frase popolare populista se non risolvere il problema finirò per ammalarmi, attenzione, ritorniamo sempre a questa assioma. Ecco, e risolvere il problema vuol dire risolvere i rammarichi e i dispiaceri della nostra vita al punto che nel momento in cui ci dovessimo trovare a combattere un pericolo alieno come quello attuale relativo al virus Al coronavirus noi bisogna vedere se adottiamo un pensiero metafisico di autodistruzione di noi stessi o di difesa di noi stessi è là il punto fondamentale in altri te si infetteranno tutti quanti coloro che accusano un problema di aberrazione un problema in cui il pensiero è Superiore alla realtà delle cose. Non sei dominato dalle cose, dalla realtà oggettiva delle cose, ma sei dominato dal pensiero. E lo dico in termini molto semplici: se una persona pensa di essere sfortunato, ragazzi, si comporta da sfortunato e sembra proprio per una forma di autoreferenzialismo si va a cercare il basso in testa. E a forza di girare i vicoli del porto di Genova, poi in vaso in testa se lo trova. Se lo trova automaticamente perché lo va a cercare. Questo è il punto fondamentale. C'è la legge di riflessione che dobbiamo tenere in considerazione, che poi nel termine più popolare populista si può chiamare la coazione ripetere-freudiana, che dice che tutto ciò che ci è, ti è accaduto nel passato. Ti ritroverai a rivivere nel presente, anzi, crei tutte le condizioni per ritrovarti nelle medesime condizioni del passato. Pensate solo alla frase, alla frase che viene detta del tipo praticamente: mi innamoro sempre delle persone sbagliate. Questo è, è un'espressione proprio, come si può dire, sintomatica di chi cova in sé un pensiero di risentimento d'amore e non di sentimento d'amore questo è molto importante eh, quindi se il tuo pensiero è quello che ti innamori sempre delle persone sbagliate cosa fai che nel prossimo possibile innamoramento ti trattieni e attendi che l'altro o l'altra ti dia ampia eh, Prova che tu ti puoi fidare questa volta. E quindi praticamente non esci più con questo ragazzo o con questa ragazza in termini no, per goderti una giornata. No, praticamente fai il presidente della commissione esaminatrice. Cioè, vale a dire, esci per spuntare tutti i difetti che ci puoi trovare in questa persona. A tavola, a ruttato o no. Ha eh, mangiato da, da signore, si è comportato oppure praticamente eh, ha toccato oh, con le mani il cibo dentro al piatto, ecco, eh, o cose del genere, o tante altre cose ancora. Stai lì a segnare, capisci? E questo è il risentimento d'amore eh, che nasce da chi ha un pensiero negativo di se stesso o del mondo, è là il punto. E allora permettimi. Che il virus ti prende perché tu lo vai a cercare, in quanto devi avere la prova provata di non essere in grado di difenderti dai fatti reali e tantomeno, soprattutto, da quelli alieni, ossia non reali. Ricordiamo il missionario che crede nel suo lavoro abbraccia il lebroso e non si prende niente, altro che l'influenza o altre cose ancora, o il coronavirus. Non si prende nulla con la lebbra con la peste. L'altro invece che è distrutto da disistima in se stesso, per amari che dispiaceri, in quanto non ha saputo gestire sentimenti d'amore, si trova nelle condizioni praticamente... Di debolezza e per cui va a cercare, lo va a cercare proprio non certo consapevolmente, ma a livello inconscio va proprio a cercarsi il virus e eh, di essere infettato, e questo è questo il punto da tenere in considerazione. Ora, per quale motivo si dovrebbe ammalare una persona? Interessante anche questo, ma vediamolo sotto uno certo aspetto perché partiamo dal presupposto, come si dice. Che ha nessun effetto, ossia in altri termini questo pensiero metafisico, anziché essere di protezione aliena, in realtà eh, ti crea il pericolo e quindi ti riduce le difese immunitarie affinché tu possa essere colpito dall'alieno in qualsiasi espressione esso si manifesta. Eh, tutto questo eh, quindi avviene perché hai la percezione che devi essere punito. Se hai fatto soffrire tanto la mamma e la mamma è morta per questa tua sofferenza, tu creerai tutte le condizioni per morire e soffrire per pagare il prezzo del peccato. Ecco che può entrare in gioco un conflitto etico, in questo caso, ecco, che prende diverse forme. Eh, di aberrazione, proprio perché solo riscattando e emulando il dolore della persona cara o del genitore tu ti, eh, puoi così eh, esorcizzare in te. Ricordate che Freud parla dell'elevazione eh, dell del totem a difesa dell'uccisione simbolica del genitore. Totem e tabù, potete leggere tranquillamente un libricino che dà questa dinamica molto precisa che noi eh, chiamiamo la paura dell'emulazione del mito genitoriale che afferma tutto ciò che tu hai giudicato e criticato negativamente nei confronti del genitore del medesimo sesso. Per quello che ha vissuto, per come ha vissuto la sua vita, temerai per tutta la vita vivere anche tu lo stesso dolore, la stessa sofferenza, le stesse mancanze di tale genitore, se non altro per DNA. E tutto ciò che è giudicato e criticato negativamente nei confronti di genitore di sesso diverso, temerai di agganciarti emotivamente nei confronti di partner aventi gli stessi difetti di tale genitore, e anzi, fai proprio o indici un concorso a livello nazionale e internazionale per trovarlo questo personaggio. Naturalmente sto parlando di una identificazione eterosessuale da parte della persona, perché eh, altrimenti una identificazione gay porta all'emulazione di ruolo diverso in sostanza, o contrario, ecco per capirci, gay tutto ciò che hai criticato e giudicato negativo nei confronti del genitore del medesimo sesso, temerai di agganciarti emotivamente verso partner gli stessi difetti di tale genitore. Quindi vedete il ruolo è diverso. Ma qui si apre un mondo molto interessante. Di cui mi piacerebbe parlare con voi di questo aspetto, di quanto è importante il ruolo determinante il ruolo del genere sessuale del conflitto originario della nostra vita chiamato turbamento base e il turbamento base è l'imprinting ossia è il, il conflitto il primario conflitto della nostra vita che di solito è di tipo genitoriale in sostanza e poi si riflette per legge di riflessione eh, come stavo dicendo, a diversi nella vita turbamenti relativi, quindi turbamento base e turbamento relativo. E i diversi turbamenti relativi sono la riflessione del turbamento base. E qui è molto importante che si evidenzi aspetti diagnostici analogici, perché ci permette di poter classificare se è. Eh, Dobbiamo trattare nel cliente o in noi stessi, praticamente, il disturbo, la sofferenza che noi viviamo per un problema ordinario oppure per un problema patologico, ossia eh, la morte in vita, quindi eh, la sofferenza dell'anima umano. La sofferenza dell'anima umano si chiama dolore, ricordatemi, perché io posso soffrire per una persona ma posso uh, soffrire eh, per me stesso e quindi in quel caso diventa dolore la sofferenza perché non ha la relazione di causa effetto e diventa oggetto del dolore <coughs> eh, stesso, cioè mi confronto con il dolore medesimo in sostanza e non più con le persone. Da lì scaturiscono tutti i disturbi sintomatici che ben conoscete. Quale ansia, angoscia, paura e panico, e eh, dipendenze di diversa natura, insonnia, nevrosi, psicosi, sino ad arrivare ad, ad appartire le voci, eh, vorrei precisare, eh, voci aliene appunto, vedete che ritorna il concetto alieno delle voci nel nostro pensiero che ci dicono di ucciderci o cose di questo tipo. Di non fidarci di altri e via dicendo. Ebbene, la grande distinzione è tra problema ordinario di vita, necessario per poterci rigenerare emotivamente dal problema aberrante e quindi patologico in sostanza, E che purtroppo se in noi esiste il problema patologico, noi dobbiamo fare molta attenzione perché siamo sensibili veramente e deboli alla difesa al virus quindi praticamente tutti quanti coloro che accusano un problema di aberrazione non devono uscire da casa coloro che invece non hanno un problema di aberrazione quindi un problema patologico che vuol dire non hanno né un conflitto con se stessi e né un conflitto col destino possono abbracciarsi anche il lebroso che non si prendono niente. E là il punto ragazzi, è là il punto, essere e che fa la differenza, perché nel pensiero di aberrazione patologica c'è il pensiero metafisico che prevarica quello fisico oggettivo e di conseguenza tu pensi al male e temi di essere eh, naturalmente attraverso la, la paura attraverso il panico attraverso l'ansia attraverso l'angoscia nelle diverse composizioni essere eh, punito praticamente eh, nella vita quella frase che ci fa dire ci sono due amici no tu vai da uno di questi amici e dice senti ma tu sei ingegnere e eh, So che c'è stato un concorso molto eh, da poter vincere facilmente per quanto eh, praticamente pochi posti c'erano. Eh, spero che tu hai partecipato a questo corso, eh, ti sei preparato, sei andato a fare gli esami e l'amico risponde: Io, io sapevo del concorso ma. Non mi sono iscritto e mi sono preparato. e, e L'altro gli fa, dice: Ma per quale motivo? Ma perché tanto non avrei vinto? Perché io sono sfortunato, perché io sono iellato, perché io sono un coglione e di conseguenza non riuscirò mai a superare un. vado in ansia, in angoscia, mi dimentico le cose. Quindi eh, non, ho, non mi sono iscritto. E non ho fatto niente, e quindi la persona, a seguito di un pensiero metafisico, ha perso un'opportunità che poteva essere veramente un forte cambiamento nella sua vita. Andiamo invece all'amico B: Dico all'amico B: Senti, c'è stato questo concorso, ti sei iscritto, ti sei preparato? Dice: Come no? Caspita, mi sono subito iscritto, a quanto l'ho saputo, e mi sono preparato studiando giorno e notte. Ecco, purtroppo mi è capitata una iettatura. Sono uscito da casa per andare a fare l'esame scritto, non inciampo sulle scale, mi rompo praticamente eh, il femore e quindi anziché andare a fare il, corso, il concorso, sono dovuto andare in ospedale al pronto soccorso. Ecco, quindi praticamente qui c'è un fatto oggettivo accaduto. Quindi non è un pensiero metafisico che entra in gioco di distruggente dolore, ma è un fatto reale. Questo è caduto proprio dalle scale, succede, può succedere, si è rotto una gamba. L'altro invece non è successo niente, ma il suo pensiero l'ha portato a rinunciare. Quante cose rinunciamo nella nostra vita perché il nostro pensiero, la vocina interna, apposta dico che bisogna fare pure un corso per far sì che il nostro pensiero sia sempre nostro amico e non nemico, non ci deve essere un pensiero nemico a noi, un pensiero che ci porta alla disistima, alla eh, intolleranza, all'odio di noi stessi. Noi dobbiamo sempre amarci, anche il nostro pensiero deve amarci. E allora sì, che sei in uno stato di grazia. Ma come puoi vivere con un pensiero che ti dice sei un pezzo di merda, non vale niente? Ma come fai? Ma come fai a vivere? Questa non deve mai esistere, questa possibilità. E se mai ti dovessi... Do... questo si chiama problema di aberrazione, problema aberrante. Questa disistima così profonda, questo odio verso te stesso, questo senso di incapacità, di impotenza verso te stesso. Tu non immagini quanto ti condiziona un pensiero negativo e ti becchi il virus. Meglio che stai chiuso a casa e non fai niente. Allora, come si fa a capire se io mi trovo in un problema di aberrazione? Ecco, e allora io vi porterò la prossima volta a comprendere e a capire, e non solo come si fa a distinguere un problema ordinario da un problema di aberrazione. Ma soprattutto, poi cosa devi fare qualora ti trovassi in aberrazione a risolvere il problema? Eh, avremo una lavagna, avremo modo di potervi dimostrare queste cose e Samuela si preparerà e quindi non so, potremo impostare in questo periodo praticamente degli incontri fissi a orario sì, fisso. Ci vediamo sempre quindi, come oggi alle 19. Di quale giorno? Anche tutti i giorni, se vuoi. Beh, non esageriamo, diamo <ride> a loro la possibilità anche di soffrire. Insomma, non possiamo dare solo a loro la possibilità di risolvere i problemi, no? Sì, poi più che altro sto vedendo Stefano, che come vedi qua sotto hanno fatto tantissime domande. Io poi eh, chiaramente mh, segno le domande. E le faccio vedere a Stefano, così nel prossimo incontro eventualmente lui potrà prima rispondere alle domande che sono state poste oggi e poi partire col nuovo Sì, argomento. quindi anche se ci sono altre domande, scrivete allora, così la Samuela mi prepara tutta una, una scheda di domande a cui io risponderò ampiamente. Per poter procedere con grande gioia e amore a far sì che anche se ci. È. Comunque, innanzitutto, facciamo così: facciamo che intanto domani certamente ci vediamo eh... anche domani, se vuoi. Sì, possiamo sì. fare l'incontro. Esatto, domani alle 19. Eh, come oggi. Quindi facciamo sempre qui. un'oretta dalle 19 esatto, poi. Facciamo allora, così allora, signori, ragazzi, dalle 19 alle 20 eh, sintonizzatevi con noi tutti i giorni, in sostanza, e parleremo di diversi argomenti. Voglio la vostra attestazione di presenza su questo versante e in modo che così possiamo contare il numero delle persone. Io mi organizzo con lavagna e tutto e avremo modo di fare dei interessanti schizzi alla lavagna finché possiamo così risolvere il problema. E non va solo, vi posso garantire, per coronavirus, ma vale anche... Per tante altre cose della nostra vita, allora felicità, benessere e salute, signori, e rimane sempre la sioma, felice è la sioma delle discipline analogiche: felice è colui che persegue i propri sogni in libertà e, e in pace. pace con la propria coscienza. E vai con Dio, abbraccia pure la lebrosa non ti succede niente. Ciao, ciao ci vediamo. Ciao. Caro, ciao.